Ciao, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Parecchi di voi ci hanno chiesto: io vorrei approcciare al mondo della domotica, ma che cosa acquisto? Prendo un Echo, un Echo Dot, un Echo Plus, un Echo Show piuttosto che... Ma poi che accessori ci posso aggiungere? Ma cosa ci posso fare poi con quella roba lì rotonda? La metto lì sul mobile, ma poi cosa ci faccio? Ok, calma. Adesso vi facciamo capire, o meglio, vi spieghiamo cosa può fare in base alle vostre esigenze il nostro dispositivo domotico. Ma prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. E prima di tuffarci nel mondo della domotica, ci tuffiamo nella nostra sigla! Partiamo dicendo che dobbiamo fare in origine un distinguo su che cifra voglio investire. Se si rimane abbastanza bassi, si può anche decidere se il prodotto acquistato, se il nostro Echo acquistato, è un qualcosa che ci porta poi a domotizzare tutta la casa, oppure è un soprammobile che non ha un continuo e quindi non ci interessa. E noi con questa guida vorremmo appunto portarvi ad acquistare il prodotto più adatto per voi. Iniziamo però togliendo dalla lista degli Echo che secondo noi all'inizio non vanno bene, non andrebbero acquistati. Partiamo subito con l'Echo Auto. Echo Auto perché? Perché, come dice stesso la parola, è un prodotto che va inserito nell'auto. Un domani, se decidete di domotizzare la casa, può avere un senso avere anche Echo Auto, perché io poi dall'auto posso comandare tutto ciò che ho in casa. Ma per iniziare, secondo noi, non è un qualcosa da valutare. Altra cosa che non è da acquistare è un Echo Input. Perché? Perché non è dotato di casse e quindi rispetto a tutti i suoi concorrenti che costano poco di più, non ha senso avere lì un prodotto che mi serve solo per dare un comando, quando con qualche euro in più posso acquistare un Echo Dot che mi fa anche ascoltare la musica. Passiamo poi all'Echo Flex. Echo Flex è un sì e un no, nel senso che l'Echo Flex è dotato di una presa di corrente direttamente sull'accessorio, quindi è molto compatto e più che altro serve per comandare il nostro dispositivo domotico in ogni stanza che è dotata di una presa di corrente, perché una volta collegato alla presa di corrente voi avrete l'assistente domotico a portata di voce. Il no anche perché come primo prodotto potreste rimanere delusi dalla qualità audio, perché comunque è molto compatto e la cassa al suo interno è piccola e non si può pretendere che abbia un suono idilliaco. Onde evitare di acquistare un prodotto e poi dire però se ascolto la musica proprio è qualcosa di pessimo, meglio lasciar stare. Togliamo già la possibilità di rimanere delusi. Anche se, ripeto, l'Echo Flex è un prodotto che ha un suo perché, ma vi converrà valutarlo più avanti. Altro prodotto che secondo noi non va acquistato subito all'inizio è il Fire TV Cube. Più che altro per il prezzo, ha un prezzo veramente importante, quindi per poter approcciare a questo mondo, se poi si rimane delusi, meglio spendere meno piuttosto che aver speso tanto e dire ma adesso cosa ne faccio, mi tengo lì un cubo? È sempre il solito discorso. Questo no, questo no, questo no, che cosa ci consigliate? E noi vi consigliamo sicuramente un Echo Dot. Semplice, un Echo Dot magari con la possibilità di avere l'orologio. Quindi un Echo Dot di quarta generazione con orologio che potete mettere sul comodino e utilizzare come sveglia, ma nello stesso tempo potete dare comandi vocali per poter gestire gli accessori che eventualmente potete andare ad abbinare in tutta la vostra casa. Altro errore che comunemente si fa è acquistare solo l'Echo Dot. L'Echo Dot, appunto, una volta acquistato potrebbe rimanere lì solo per fargli delle domande. All'inizio ci sono passato anch'io, ero curioso, quindi fai domande di cultura generale, vedi un po' cosa ti risponde, poi vieni a sapere che c'è Akinator, che è quel gioco che tramite una serie di domande che ti fa il dispositivo domotico, quindi l'Echo Dot arriva ad indovinare un personaggio che tu hai solo pensato, un personaggio famoso, e quindi rimani basito, dici oh mamma mia, ma che divertente, da fare con gli amici e quant'altro. Sì, ma dopo qualche giorno, se lo fai una volta, due, tre, quattro, ma poi è sempre la stessa minestra.
puoi abbindolare magari l'amico che arriva e si ferma a cena, ma dopo... Quindi l'errore da non fare è comprare solo le Codot. Vi consigliamo di abbinarci sempre un accessorio semplice, ma che comunque vi dia la possibilità di stuzzicarvi e farvi capire come funziona la domotica in casa. Quindi per prima cosa, la cosa più semplice, noi vi consigliamo di abbinare una presa smart. Come tutti gli altri accessori che noi vi andremo a consigliare, trovate qui sul canale il video che vi spiega come configurarla, come utilizzarla. Però in poche parole cosa fate? Magari avete un abat-jour, una lampada, staccate la presa di corrente, inserite la presa smart, a questa ci collegate la presa della lampada o dell'abat-jour, la configurate e con un semplice comando vocale il vostro Echo vi farà accendere la lampada. Altra cosa che vi andiamo a consigliare come accessorio è una lampadina smart, molto semplice da configurare, si svita la vecchia, si inserisce questa nuova. Ci sono però ad esempio quelle della Philips che necessitano di un hub con protocollo Zigbee e che il nostro Echo Dot non ha questo protocollo all'interno e quindi utilizza un ponte che quindi va a sopperire a questa mancanza. Ci sono altri tipi di lampadine che non ne hanno bisogno, si connettono direttamente. Altra cosa da fare attenzione quando andate ad acquistare una lampadina è quanti lumen, quindi la potenza. In base alla vostra esigenza potreste comprare una lampadina che fa soltanto una luce abbastanza soffusa, oppure se vi serve proprio una lampadina per illuminare una stanza, fate attenzione a quel dato. Dopodiché le lampadine, la maggior parte sono RGB, quindi potete cambiare tutti i colori che vi vengono in mente, e in più sono dimmerabili, quindi potete aumentare o diminuire l'intensità. Insomma, fanno tutta una serie di cose, vi dicono anche quant'è il consumo della lampadina, si può anche programmare l'accensione e lo spegnimento per far finta che siete in casa quando magari siete fuori. Insomma, il mondo della domotica, una volta che poi si inizia a masticare, credetemi, vi fa diventare ingordi. Altra cosa che qui andate ad abbracciare, quindi a fare un passo veramente grosso nel mondo della domotica, è un IR Smart. Che cos'è l'IR Smart? Avete presente quando rompete il telecomando del televisore e, non volendo acquistare quello originale, andate al supermercato e comprate quello universale? Ecco, l'IR Smart vi dà la possibilità di poter comandare qualsiasi prodotto abbia gli infrarossi, quindi lo stereo, il climatizzatore, il televisore o qualsiasi altra cosa, semplicemente collegandolo a un Echo, facendo una procedura e dicendogli comandami quel dispositivo. Quindi potrò cambiare canale, abbassare volume, alzare il volume, accendere e spegnere il prodotto proprio come lo facessi col telecomando, ma invece lo faccio a livello vocale. Se poi avete la possibilità di spendere qualcosina in più, quindi di passare dall'Echo Dot a un qualcosa che vi dà la possibilità anche di vedere e quindi avere uno schermo, vi consigliamo sicuramente l'Echo Show 8, non il 5 perché è un po' piccolino come schermo, la parte audio è un po' inferiore rispetto all'8, e quindi avete anche la possibilità, quando chiedete le notizie, di vedere in tempo reale le immagini che scorrono sullo schermo. O magari se richiedete una canzone potete vedere il testo, potete vedere magari anche il video. Se poi volete fare un passo ancora successivo, avere poi uno schermo più grande, ha la possibilità poi di roteare su se stesso, ha uno schermo veramente importante e veramente bello, in più la parte audio migliora in maniera significativa, ti consigliamo l'Echo Show 10. E in più, non solo a tutto questo, ma anche il protocollo Zigbee già inserito. Quindi qualsiasi accessorio voi acquistiate, avete la possibilità di comandare qualsiasi cosa senza avere il timore che manca quel famoso ponte che dicevamo all'inizio. Avete poi la possibilità, per tutti i prodotti che vi abbiamo consigliato, di vedere qui sul canale il tutorial. E per poterli acquistare? Per poterli acquistare semplicemente qui sotto vi metteremo il link di tutti i prodotti che vi abbiamo consigliato. Non vi resta che magari iniziare, in base a ciò che volete spendere, ad acquistare il vostro Echo con un accessorio e da lì divertirvi. Speriamo di essere stati chiari e di esservi stati soprattutto utili, aver dissipato la nebbia intorno a questo magnifico mondo che ci accompagna tutti i giorni, e presto di avervi anche voi qui nella comunità degli Echo.
Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!